Come abbassare il tuo colesterolo? Se sei qua in questo momento, vuoi trasformare la tua vita senza che il tuo corpo sia più un problema, ovviamente per farlo ti avvaldi quelli che sono i nostri consigli e non conti le calorie, non fai diete da fame, non passi ore e ore in palestra. Come al solito sono qui col nostro amico Adam che medita, che è la parte migliore di me, come vedi non vede, non sente e soprattutto non parla. Qui non diremo castronerie e ci avvarremo solamente di fatti concreti e non sterili opinioni. Parliamo appunto del colesterolo, qui qualche appunto per non dimenticarmi nulla ovviamente, no? Perché parliamo del colesterolo? Perché un sacco di persone scrivono a quelli che sono i miei collaboratori tacciando questo genere di situazione. Hanno paura che un colesterolo troppo elevato possa ovviamente essere indice di cause di malattie che possono sopraggiungere. Quindi è ovvio che tu debba tenere sempre sotto controllo quello che è il tuo colesterolo. Però cosa è successo in questi ultimi anni? Abbiamo shiftato da una situazione nella quale il colesterolo era sempre visto come un male, il male assoluto. Addirittura ora ci sono delle persone, ok, dei guru quasi, che dicono che il colesterolo serva quasi a farci avere una vita migliore e possa aiutarci in qualche nostro processo metabolico. Quindi la verità dov'è? Io come al solito tendo sempre a farti capire che la vera media delle situazioni è la situazione migliore nel quale tutti dobbiamo guardare quello che è una personalizzazione, quindi ogni tipo di video che viene svolto deve giustamente dare una disamina adeguata, poi la personalizzazione e ciò che davvero conta su te stesso fa sempre da padrone, quindi da dove vieni e soprattutto dove vuoi arrivare, che feedback hai sul tipo di obiettivo che devi raggiungere. Quindi quello voglio farti capire che il colesterolo non è assolutamente l'unico problema e il male assoluto, questo è un fatto. Quindi l'incidenza di malattie cardiovascolari e quant'altro non è solamente legata da un'incidenza di colesterolo. Ricordiamo appunto che è il precursore di quelli che sono gli ormoni steroidei e può anche essere un ottimo alleato per la nostra produzione di testosterone. Non ti sto dicendo di assumerne troppo ed aumentare troppo quelli che sono i suoi valori. Ti sto dando una disamina adeguata di quella che è la situazione. Quindi più testosterone farà sì di rimanere comunque più giovani, più vitali, con un miglior rapporto anche con noi stessi, con un ottimo stato d'animo, con più vitalità, un miglior sistema immunitario. Quindi tanti vantaggi possono essere legati a questo importante componente. Quello che voglio farti capire, che ho anche scritto qui negli appunti, che noi dobbiamo smettere di mangiare alimenti che contengono colesterolo. Perché? Qui ci sta il grande bluff, no? Di tutte quelle pubblicità che ti dicono che assumendo quel tipo di situazione tu andrai ad abbassare il colesterolo del, oppure togliendo quel dato alimento tu andrai ad abbassare, ad impattare quello che è il tuo valore. È molto importante capire che il colesterolo è dettato prettamente da una questione genetica. È ovvio che se tu hai già dei valori altissimi, magari hai un BMI e un'incidenza rispetto alla tua massa grassa e massa magra troppo sfavorevole rispetto appunto a quest'ultima e sei un po' in sovrappeso, tu debba comunque limitare alimenti che contengono colesterolo. Però questo sarà dettato prevalentemente dalla tua genetica e prevalentemente in maniera indiretta da altri due tipi di componenti, cioè quelli che sono zuccheri raffinati e cereali. Perché? Perché l'assunzione di zuccheri raffinati e cereali permette al colesterolo di essere molto più secreto da parte del fegato. Quindi la vera difficoltà nel capire tutto questo è che bisogna vedere una disamina totale di quella che è la situazione. Non si può dire che il colesterolo sia un male assoluto. Tantissime persone mi scrivono: ma che dieta devo seguire? Che alimenti devo mangiare? Oppure che alimenti devo evitare per non incorrere in problemi legati al colesterolo? Quasi nessuno però, giustamente, perché non è il loro lavoro, la loro professione, si basa su quello che è una giusta disamina e un giusto focus, cioè capire che anche l'assunzione di carboidrati semplice e cereali raffinati vada comunque ad aumentare in maniera indiretta l'incidenza di questo tipo di colesterolo. Quindi smettere di mangiarlo è assolutamente una cavolata. Fermati un attimo, ok? Ok, vai.
Quindi ciò che noi dobbiamo fare non è tanto smettere di mangiare colesterolo, quanto migliorare le nostre abitudini. E qui ti darò tre situazioni che capirai immediatamente da questo video. Punto numero uno, aumentare l'incidenza della frequenza della tua attività fisica. Punto numero due, appunto, limitare il consumo di carboidrati e cereali raffinati. Punto numero tre, incidere in maniera più adeguata su quello che sono i grassi saturi rispetto a quelli poliinsaturi, cioè magari limitare l'assunzione di questi primi rispetto a questi ultimi. Perché? Perché noi sappiamo che il colesterolo ha varie forme, LDL, HDL, cioè fondamentalmente colesterolo buono o colesterolo cattivo. Ora non mi dilungherò troppo su queste situazioni, ok? Perché non è oggetto di questo video, a te fondamentalmente non ti serve. Però quello che devi fare è sicuramente aumentare l'incidenza della tua capacità di fare attività fisica. Perché? Perché per quanto noi sappiamo che l'attività fisica faccia bene, eccetera, eccetera, ok, migliora le endorfine, ci fa stare meglio, ci fa dimagrire, però fa sì anche di andare a utilizzare meglio quella sproporzione di carboidrati raffinati e cereali che tu comunque sappiamo che mangerai durante la giornata. Un po' per abitudine, un po' per convivialità, un po' per noia, un po' perché lo hai sempre fatto, però comunque avrai questa incidenza. Quindi fare comunque più attività fisica non ti andrà a sopprimere questa cattiva abitudine, però ti andrà a dare un palliativo nei confronti di questa situazione. In secondo luogo, appunto, comunque limita l'assunzione a favore di qualcosa di integrale, in che non vuol dire essere un nazista dell'integrale, perché troppo integrale comunque limita l'assunzione di ferro, di vitamine liposolubili e quant'altro, e zinco, eh? Quindi automaticamente, come vedi, la verità sta sempre nel mezzo ed è importante per questo non fare un fai da te, perché il fai da te è indice di un qualcosa di approssimativo, e un qualcosa di approssimativo nel nostro corpo non farà arrivare alla metà del risultato, farà uno non arrivare al risultato, due incorrere in problemi molto maggiori, solamente la perfezione farà arrivare a un risultato. Questa è la grande difficoltà del dimagrimento e della scienza dell'alimentazione. Magari tu fai un qualcosa, tu leggi metà libro, sai metà informazione di quel libro, ok? Ma se tu fai metà che ti serve per arrivare a quel tipo di obiettivo fisico, non arriverai alla metà di quell'obiettivo fisico, arriverai a nessun tipo di obiettivo fisico e potresti avere grandissimi danni. Quindi affidati a un esperto di settore che ti abbia già dimostrato su se stesso e su altri di poter declinare queste informazioni e renderle appunto vitali. In terzo luogo, limita l'assunzione di grassi saturi, che non vuol dire non mangiarli mai, perché se, specialmente se fai attività fisica legata ai pesi, alle resistenze, sposti comunque del carico e hai un'attività di tipo anche anaerobico, quindi fai anche palestra, spingi anche dei pesi, comunque i grassi saturi saranno precursori di quello che è il tuo testosterone, serviranno anche per il recupero muscolare, faranno sì che tu possa avere più potenza. Questo però devi farti capire di non abusare nei confronti invece di grassi poliinsaturi e appunto insaturi, quindi meglio omega 3 e omega 6, pesce grasso e quant'altro. Quindi, ripeto, il colesterolo non è un male assoluto, non devi smettere di assumere situazioni con colesterolo, perché la maggior parte del tuo colesterolo sarà stata già predeterminata dalla tua genetica e dal tuo fegato, e soprattutto la secrezione del colesterolo da parte del fegato avverrà in condizioni con cereali raffinati sempre più presenti e zuccheri semplici, quindi limita l'assunzione di quest'ultimi a favore degli integrali, senza però essere un artista di questa situazione. Se vuoi sapere come fare tutto questo, vuoi mettere davvero insieme queste informazioni, cliccando qui sotto troverai un link al quale potrai accedere a un gruppo chiuso e venire davvero a capire tutto quel dietro le quinte che ancora nessuno ti ha detto, scrivere davvero quella altra faccia della luna che ti possa far capire davvero cosa fare da mattina alla sera senza pensare, e avere qualcuno che ti possa declinare automaticamente la dieta, l'allenamento, l'integrazione, per far sì che il tuo corpo possa sprigionare le migliori energie. Ci vediamo nel gruppo chiuso, non dimenticarti di fare come ha già fatto Adam, di andare a cliccare sulla campanella e rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti, sempre privi di alcun tipo di censura.